Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i segni dell'aneurisma dell'aorta addominale. Un aneurisma dell'aorta addominale, AA, è una condizione in cui una parte dell'aorta nell'addome si espande in modo anomalo, formando un rigonfiamento o un'area debolmente dilatata. Gli AA spesso non causano sintomi fino a quando non diventano molto grandi o non si rompono, ma ci sono alcune indicazioni e segni che possono suggerire la presenza di un AA. Dolore addominale o lombare. Questo è uno dei sintomi più comuni. Un dolore sordo, pulsante o costante nell'addome o nella parte inferiore della schiena può essere un segno di un AA. Pulsazione addominale. In alcuni casi, è possibile percepire una pulsazione nel ventre, sopra l'ombelico. Questo può essere dovuto all'espansione dell'aneurisma. Sensazione di pienezza o pressione nell'addome. Alcune persone descrivono una sensazione di pienezza o pressione nell'addome superiore o inferiore. Dolore alla schiena o alle gambe. Se la AA cresce abbastanza da premere sui nervi spinali o sulle arterie che irradiano verso la schiena o le gambe, può causare dolore in queste zone. Distensione dell'addome. L'addome può sembrare gonfio o disteso, soprattutto se la AA è molto grande. Sintomi di rottura. In alcuni casi, una AA può rompersi, causando un'emorragia interna grave. I sintomi di rottura includono un dolore addominale improvviso e intenso, seguito spesso da uno stato di shock, con pallore, sudorazione fredda, battito cardiaco rapido e bassa pressione sanguigna. La rottura dell'AA è un'emergenza medica che richiede un intervento chirurgico immediato. Gli AA sono spesso scoperti durante esami medici di routine o indagini diagnostiche per altre condizioni, poiché possono essere asintomatici per lungo tempo. La diagnosi di un AA può essere confermata mediante esami di imaging come l'ecografia addominale, la tomografia computerizzata, TC, o la risonanza magnetica, RM. È importante sottolineare che gli AA possono diventare molto pericolosi se si rompono. Pertanto, se sospetti di avere un AA o sei a rischio di svilupparne uno, ad esempio, a causa di fattori di rischio come il fumo o una storia familiare di AA, consulta un medico per una valutazione. Gli AA che sono scoperti precocemente possono essere monitorati e trattati prima che diventino pericolosi. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.